Incredibile rivelazione di John Elkann, maltrattato e picchiato per la Juventus. Il presidente di Stellantis, John Elkann, ha rivelato dettagli sconvolgenti su delle botte ricevute e rispondendo alle accuse mosse dalla Procura di Torino. Prima di avviare il video, desidero farti notare l'importanza di fare clic sul pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace. Rissa sfiorata tra Allegri e la Juventus con John Elkann costretto a rimediare per tenere il suo club lontano dalle aule di tribunale. Secondo il Corriere dello Sport, alla fine, la transazione per chiudere questa parentesi sarà di circa 4-5 milioni di euro a dispetto dei 20 chiesti da Allegri. Un passo per venirsi incontro e per chiudere al meglio una storia durata 8 anni e ricca di successi, i due hanno trovato una via per chiudere il rapporto pacificamente. E intanto si aprono nuovi scenari nella proprietà Juventus. Ecco cosa ha svelato Elkann sui presunti maltrattamenti subiti. La vicenda si protrae ormai da due decenni, da quando nel 2004, in piena crisi, l'intera famiglia Elkann si è stretta attorno alla Fiat per senso di responsabilità, portando avanti le volontà del patriarca Gianni Agnelli. L'unica a chiamarsi fuori è stata mia madre, e invece di essere contenta per la Fiat, per la sua famiglia e per la realizzazione dei desideri di suo padre, ha reagito nel modo peggiore. Nell'intervista, Elkann esprime una posizione molto dura nei confronti della madre. Insieme ai miei fratelli Lapo e Ginevra, fin da piccoli abbiamo subito violenze fisiche e psicologiche da parte di nostra madre. Questo ha creato un rapporto protettivo con i nostri nonni. Una situazione vissuta con grande dolore, confida il presidente di Stellantis. Questa intervista non si limita solo a svelare aspetti personali, ma serve anche come risposta alla Procura di Torino, che ha iscritto Elkann nel registro degli indagati in merito ai passaggi ereditari dai nonni Gianni Agnelli e Marella Caracciolo, i quali gli hanno consegnato il controllo di Exor. Con mio fratello e mia sorella abbiamo piena fiducia nella magistratura italiana, assicura Elkann. L'assenza di Margherita alla funzione in suffragio del padre a un anno dalla morte, l'assenza al funerale dello zio Umberto e la terza assenza al rito battesimale del nipotino sono state oggetto di inevitabile attenzione. Per non parlare poi delle cause che sono oggetto, anche oggi, di riflessione e dichiarazioni da parte di John Elkann ad Avvenire. Questa intervista lascia molti interrogativi aperti. Come influenzeranno queste dichiarazioni il futuro di Elkann e della sua famiglia? Quali saranno le prossime mosse della magistratura italiana? La lite sulla successione di Agnelli vede in ballo il possesso di un patrimonio di circa 4 miliardi di euro e la proprietà delle quote di maggioranza della Dicembre, la holding che possiede la quota di maggioranza di Exor, società che gestisce un patrimonio di oltre 25 miliardi di euro, tra cui società di importanza globale come Stellantis, Ferrari, Iveco, Juventus e Gruppo Gedi. Riuscirà John a tenersi la Juve? Ha fatto bene a trovare una soluzione con Allegri o doveva finire la faccenda in tribunale? Lasciateci le vostre opinioni nei commenti.